Mi ha visto prima conquistare il titolo nella categoria 48 con la riconferma della Moscat Valentina. Adesso andiamo a vedere chi sarà la nuova campionessa della categoria 52. E andiamo a seguire adesso questo incontro di finale tra la Marta Iadeluca del Banzai Cortina Roma e la Noemi Boccanera del gruppo sportivo Fiamme Gialle. Prima abbiamo visto la conquista delle due medaglie di bronzo nella categoria 52, una vinta da Anna Bartole della società ginnastica triestina e l'altra vinta da Sara Maserin del centro ginnastico Torino. Ma torniamo adesso ancora sul tatami numero 3, andiamo a vediamo questa finale, ancora parità 4-13 al termine. Vediamo adesso questa rottura di presa da parte delle due atlete, adesso ancora una ricerca da parte della Boccanegra, vediamo che subito cerca di fare la presa alta ed è bella questa azione, bella questa azione ed è Vazzari per la Noemi Boccanera, ha trovato questo uccigari proprio sul bordo, però vediamo che l'arbitro centrale corregge il punteggio, non è Vazzari ma è stato valutato Yuko. Bella però diciamo questa azione molto veloce sul bordo tatami, ha saputo cogliere il momento buono. Vediamo adesso che la Marta Iadeluca deve cercare di recuperare questo Yuko, incontro dinamico. Vediamo adesso che la Noemi Boccanera, vediamo che c'è un'interruzione da parte dell'arbitro centrale. Vediamo che l'arbitro centrale sanziona l'atleta del Banzai Cortina per presa scorretta alla manica. Quindi subisce questo. Vediamo adesso che è la Boccanera che comanda l'incontro. Adesso seconda sanzione per ostruzionismo. Quindi seconda sanzione, quindi un secondo yuko a favore dell'atleta delle Fiamme Gialle. Atleta delle Fiamme Gialle che sta conducendo questa finale, vedete che è lei che impone il ritmo, non solo il ritmo ma impone anche addirittura il bordo. Il bordo mantiene adesso a presa alta, cerca di aprire con le gambe, ma molto solida questa atleta delle Fiamme Gialle, solida nella presa. Presenta una buona determinazione. Adesso è Marta Iadeluca che deve assolutamente cercare di aprire e andare nella difesa della Telefiamme Giuro, cerca questo attacco. Controlla molto bene questo vantaggio. Buono il controllo della Noemi Boccanera. Adesso vediamo che è di nuovo Marta Iadeluca che cerca di andare a trovare qualche punto anche lei per poter riequilibrare questa finale. Finale che in questo momento è in mano dell'atleta Fiamme Gialle. Adesso vediamo ancora questa Seoi abbastanza simulato, vediamo un'interruzione a parte dell'arbitro centrale, non è stata valutata, però vediamo che i due giudici di sedia chiedono proprio la terza sanzione ed è proprio la terza sanzione per trascinamento. Adesso arriviamo in vantaggio di Vazzari. Vantaggio di Vazzari Yuko per la Noemi Boccanera, e tre sanzioni per l'atleta del Banzai Cortina. Ancora tanto movimento la Marta Iadeluca, ma non riesce a trovare il giusto momento per poter vedere di accorciare un momentino questa. E ancora la Noemi che va. Va a chiuderla proprio e sulla chiusura alta patisce molto l'atleta del Banzai Cortina. Adesso l'arbitro centrale fa sistemare il judogi. Quindi fa presente l'arbitro centrale che vuole che il judogi sia sistemato bene. Questa finale 1-44, vantaggio Vazzari Yuko ancora dell'atleta delle Fiamme Gialle. Ancora cerca, vedete, spacca e rompe sopra, cerca di rompere, adesso è la Noemi Boccanera.
Sempre in vantaggio, 13 secondi al termine, adesso è la Marta Eroi che cerca di rincorrere questo punto, cerca di entrare, ormai manca 5 secondi, sicuramente non si scoprirà più di tanto la Noemi Boccanera perché è vicina al suo primo titolo d'Italia assoluta, sicuramente ormai pochi secondi è una manciata, neutralizza ed è proprio Noemi Boccanera a conquistare il titolo d'Italia assoluto. Medaglia d'oro, campionessa italiana assoluta di judo, categoria 52, Noemi Boccanera, Fiamme Gialle Roma.